La conoscenza genera consapevolezza, ed è per questo che il sapere rende liberi. Oggi, riuscire a pilotare le notizie significa pilotare la direzione delle masse, sia in ambito politico che sociale. E lo sanno bene i nostri politici. Secondo gli ultimi dati risalenti al 2019, per quanto riguarda l'indice per libertà di stampa, l'Italia, il bel paese, figura al 42esimo posto della lista sotto a paesi come Papua Nuova Guinea, eccetera, per poi essere sprofondato addirittura al 58esimo posto nel 2022 sotto la Romania. Purtroppo viviamo in un paese dove la libertà di stampa diventa sempre più un lusso e dove le informazioni sono sempre più filtrate. Da questa situazione nasce una esigenza, quella di raccontare la storia così come dal principio, cioè dal punto di vista storico di un russo, la vera storia delle relazioni russo-ucraine e quali siano stati i moventi di una tale situazione. Dall'invasione russa, alla guerra nel Donbass, che Kiev porta avanti dal 2014, dai russi che hanno finito le armi e combattono con le pale, alle 3.000 malattie che avrebbe dovuto avere Vladimir Putin. Sappiamo tutti che, qualsiasi cosa vada contro le dichiarazioni ufficiali di Washington, è propaganda russa, e al pari della propaganda russa, ci sono vere e proprie situazioni messe in piedi dall'Occidente, che non fanno altro che promuovere l'idea del conflitto in atto, per giustificare socialmente l'invio di armi. Per comprendere la situazione attuale, bisogna capire la storia e le relazioni fra Russia e Ucraina. Partendo da Lenin e arrivando a Putin, è possibile comprendere a fondo il conflitto in atto, ripercorrendo in modo molto minuzioso la storia prima dell'ex Unione Sovietica, di cui ovviamente faceva parte anche l'Ucraina, e poi della Russia moderna. E vi illumino. L'Ucraina non è una democrazia tanto quanto non lo è la Russia, non sono democrazie per come le intendiamo. Oligarchi, multinazionali, governi fantocci esteri. In queste poche parole si riassume il tutto. Lo sai che nel 1997, quando Putin non era nemmeno presidente, gli Stati Uniti, con l'esercitazione Brezza Marina, hanno cominciato a inscenare un conflitto tra Russia e Ucraina? Perché non vengono dette queste cose? Sono stati profetici di 24 anni, non trovate? Ma volendo approfondire, quali sono stati i moventi che hanno iniziato a muovere questo conflitto? In questo video verrete a conoscenza di metriche veramente profonde che non fanno altro che sottolineare quanto Russia e Ucraina siano fratelli. Parliamo di aziende che iniziano la produzione in Ucraina e possono finirla solo in Russia. Parliamo di due vicini di casa che fino agli anni 90 sono stati un unico paese. Parliamo di persone che parlano la stessa lingua, così vicini e così fratelli. E è pazzesco che ancora oggi ci sia bisogno di farsi la guerra e ammazzarci fra di noi in maniera così insensata. Facciamoci questa domanda: qual è l'attore esterno? Penso che non ci sia nemmeno bisogno di rispondere, e l'unico modo per avere una visione chiara a 360 gradi della vicenda e dell'attualità, l'unico modo per difendersi dalle fake news sia dalla propaganda russa che quella occidentale, è conoscere la storia. La vera storia, quella profonda, e, per farlo, oggi, vi spiegherà il tutto in questa intervista il professor Nikolaj Ilin, scrittore italiano, cittadino italiano di origine russa nato in ex Unione Sovietica, a tutti gli effetti in quella che era la vera Unione Sovietica e che oggi ci racconterà la vera storia da Lenin a Putin. Scrittore noto soprattutto per il suo romanzo Educazione Siberiana. Noi ci vediamo alla fine del video per i saluti, vi lascio all'intervento. La causa principale del conflitto ucraino sta nel fatto che dopo il crollo dell'Unione Sovietica, l'Ucraina e la Russia hanno intrapreso due vie diverse dello sviluppo della politica interna e anche estera. Mentre la Russia ha seguito per un periodo una politica basata e incentrata sulle relazioni estere con il mondo occidentale, che vedeva la Russia come un paese che era aperto alle oligarchie occidentali, al mercato gestito dalle compagnie occidentali, seguendo le regole occidentali e prevalentemente comodo per gli occidentali, vantaggiato per gli occidentali. Dopo un periodo degli anni 90, la Russia ha seguito una serie di crolli. Primo crollo economico, si parla di svalutazione del rublo avvenuta già nel 96
e poi totalmente crollato nel 97, e poi una seguente crisi economica che ha addirittura costretto le autorità russe di rivedere alcuni punti importanti della propria politica estera, perché hanno capito che le oligarchie occidentali stavano facendo di tutto per trasformare le regole del mercato libero in una serie di presupposti per danneggiare il governo russo e i sistemi di amministrazione russe, fino a portarli a disgregare il paese, dividerlo su piccole zone del potere per riuscire ad agire in Russia, quindi bypassando l'amministrazione, bypassando gli interessi del governo. Ovviamente questo avrebbe portato alle oligarchie occidentali un grande vantaggio economico, perché una cosa arrivare in un paese, cominciare a estrarre petrolio, diamanti e altre materie prime, pagando per questo una gran parte dei soldi al governo, e un'altra cosa quando questo governo ce l'ha in tasca, paghi a una serie di personaggi corrotti che gestiscono i popolini divisi tra di loro, magari anche con l'odio diffuso tra di loro, sempre in una guerra, sempre in una competizione, e mentre tu tranquillamente devasti questo grande paese e prendi quello che vuoi. In grandi linee, l'Occidente ha cercato di impostare in Russia lo stesso meccanismo di, diciamo, di predatorio comportamento che hanno fatto in Africa. Quindi dividere, separare il territorio, ognuno, ogni compagnia gestisce il proprio territorio e estrae più che può, mentre il governo in tutto questo non esiste. I russi sono accorti di questa situazione denigratoria, ovviamente hanno capito che innanzitutto è minacciata l'esistenza del loro Stato, e quindi arrivato al potere dopo un colpo di Stato, chiamiamolo colpo di Stato all'interno degli uffici del potere, perché per fortuna non è stato un colpo di Stato suscitato dalle masse, avvenuto per strada, con delle guerre civili, con dei morti, con spaccatura del paese su vari blocchi. È stato un colpo di Stato avvenuto all'interno dei circoli del potere, un colpo di Stato senza versamento di sangue, basato sugli accordi, però comunque anticostituzionale. Cosa vuol dire? Quando al potere è arrivato un nuovo leader, bypassando le dinamiche costituzionali. Questa è stata la prima volta quando la Russia ha messo da parte la Costituzione democratica, che è stata avviata, iniziato il processo democratico dopo il crollo dell'Unione Sovietica, quindi è stata inserita la Costituzione, tutti i processi democratici hanno avuto tutta la loro svolta negli anni 90, e nel 1997 i russi hanno cominciato a muoversi verso un'altra direzione, i poteri russi hanno cominciato a cambiare la direzione, e nel 99 il presidente della Russia, Yeltsin, senza aspettare le elezioni, insomma, senza rispettare tutti i termini democratici costituzionali, ha dichiarato in diretta televisiva che arriva un sostituto che si chiama Putin, che il mondo non conosceva chi è, in Russia neanche non sapevano bene chi è. Lui prima occupava un
una posizione abbastanza discreta, era a capo dei servizi segreti, prima era insomma un funzionario nell'amministrazione di San Pietroburgo, quindi era una persona abbastanza tenebrosa, non si capiva bene chi fosse, si sapeva solo che arriva dai servizi segreti dall'ex KGB. Ovviamente questo è stato il primo passo dei russi verso una svolta al sistema autoritario. Il sistema autoritario che con tempo si può dire si è trasformato in sistema di autorità assoluta, cioè noi non parliamo ovviamente della monarchia, dove c'è una monarchia assoluta, cioè un monarca. In Russia c'è la Costituzione, comunque ci sono i sistemi di giustizia, ci sono i tribunali, ci sono i modi per applicare una certa dose dei progetti democratici, però comunque non è una democrazia, è un sistema autoritario dove comunque tutto il paese sta sotto il presidente. Presidente Putin in questo caso e la sua cerchia di amministratori, di funzionari. Quindi la Russia ha preso una svolta che ha allontanato il paese dal potere oligarchico. Gli oligarchi sono diventati i nemici del nuovo presidente. Lui ha cominciato a svolgere il proprio ruolo negli interessi della salvaguardia dello Stato russo. E ovviamente per questo è stato anche ampiamente sostenuto dalla popolazione russa che attualmente sostiene Putin, secondo ultimi sondaggi, a 87%, che è abbastanza un numero abbastanza importante, che non tutti le democrazie occidentali possono vantare un tale sostegno dei propri leader. Allo stesso modo, ad esempio, in alcune regioni della Russia, come Cecenia, oppure Kabardino-Balkaria, lì il sostegno di Putin è assoluto. Sono regioni che hanno vissuto le guerre, che ricordano i tempi brutti passati, vedono in un leader autoritario un bene e ovviamente votano per lui unanime. In Cecenia votano 97%, Kabardino-Balkaria votano 96%. Per cui la Russia ha preso questa strada verso l'autoritarismo, allontanandosi dal mercato libero gestito dalle compagnie private, dalle multinazionali, dalle oligarchie. L'Ucraina invece dal 1991 ha avuto un altro percorso. Il governo ucraino, come anche il governo russo, ha ereditato dall'Unione Sovietica una pesante corruzione. Il sistema di corruzione nel governo sovietico è stato creato soprattutto con l'arrivo nella direzione sovietica dei primi grandi rappresentanti del Partito Comunista provenienti dall'Ucraina. Noi ricordiamo che l'Unione Sovietica è stata governata da comunisti di Lenin, dall'inizio Lenin con Trotsky. Erano due figure principali. Poi Stalin prese il potere perché riuscì a creare un suo sistema burocratico e amministrativo che era molto funzionale. Addirittura nemmeno Trotsky con il suo potere militare ha riuscito a sconfiggere Stalin negli intrighi del partito. Quindi Trotsky fu bandito dal paese, Lenin è morto, Stalin prese il potere. Stalin era una persona molto rigida, per motivi personali, lui era un comunista convinto e forse uno dei pochi veri comunisti che ha governato l'Unione Sovietica con un vero criterio bolscevico, cioè lui era spietato nei confronti di chi rubava, di chi
faceva soprusi, speculazioni durante la sua epoca che noi conosciamo come epoca di terrore anche stalinista, possiamo chiamarlo così, di repressioni staliniste. Noi ricordiamo che lui governava con paura, ovvero applicava le leggi etiche e morale del comunismo attraverso il terrore e la paura. Quando lui morì al potere, arrivò il primo leader del partito comunista di origine ucraina. Dall'Ucraina questo leader ha portato ovviamente una volontà di gestire il paese basandosi su una visione molto limitata alla mentalità di un agricoltore. Cioè, Khrushchev era una persona poco preparata nel senso di politica estera, aveva le sue debolezze. E lui fu primo che, anziché costruire un sistema alternativo funzionale all'interno dell'Unione Sovietica, alternativo agli altri sistemi occidentali, lui ha avuto questo errore, questo sbaglio di buttarsi nella grande lite con gli americani. Ovvero lui era invidioso di sistema capitalista per via di alcuni pregi che il sistema capitalista sicuramente aveva e ha cominciato a fare quello che non bisognerebbe mai fare nella storia tra due paesi, tra due giganti. Ovvero ha cominciato a fare la gara con gli Stati Uniti d'America, la gara per l'economia. Ovviamente per l'Unione Sovietica questa gara con il sistema capitalista americano era controproducente, perché mentre il paese poteva concentrarsi su proprie necessità reali, sulla costruzione del proprio mercato interno. Noi ricordiamo che nell'epoca di Khrushchev l'Unione Sovietica era appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, che è stata devastante, il paese si stava ricostruendo, aveva le sue necessità, e invece di concentrarsi su queste necessità interne, Khrushchev ha cominciato a spremere il paese per creare dei risultati che potevano in qualche maniera portare l'Unione Sovietica a livello di opere importanti creati a livello internazionale. Qua possiamo parlare di primo uomo che è andato nello spazio e altre grandi opere che hanno creato i sovietici in quel periodo, che non erano in realtà di primaria necessità per i cittadini sovietici, c'erano altre cose più importanti, però Khrushchev si è concentrato su queste cose, ha cominciato a fare questa gara, giocare con i muscoli, ha cominciato corsa agli armamenti, e così l'Unione Sovietica andò verso una direzione lenta, direzione di autodistruzione. Mentre il popolo sovietico lavorava per questi, chiamiamoli, vere e proprie sogni di vittoria sugli Stati Uniti d'America, sogni ovviamente del leader, perché il popolo sognava altre cose. L'economia stava cedendo. In questa situazione di debolezza economica hanno cominciato a svilupparsi i primi gravi sistemi di corruzione. Quando l'economia è debole si crea il deficit soprattutto dei prodotti,
dei servizi e quindi i cittadini hanno bisogno di prodotti e di servizi, questi servizi non sono disponibili per tutti e quindi si creano i sistemi di corruzione per fornire questi servizi, diciamo, ai prescelti, ai conosciuti, ai familiari, a tutti i cerchi degli interessati legati a qualche meccanismo corrotto. Proprio questo meccanismo poi si è sviluppato ampiamente e è diventato anche potente durante l'epoca di Brezhnev. L'epoca di Brezhnev si contraddistingue con una cosa importante, che tutta la forma politica creata da Khrushchev è stata adottata da Brezhnev, quindi questa propulsione errata sovietica che doveva fare per forza la gara con gli Stati Uniti. Sistema brezhneviano lo ha ereditato, però il sistema brezhneviano anche ha avuto una grande fortuna, ovvero hanno scoperto tanti giacimenti di petrolio e di gas, quindi hanno sviluppato la scoperta dei luoghi dove c'erano tanti idrocarburi, hanno cominciato a costruire le fabbriche per lavorare questi idrocarburi, però allo stesso tempo hanno rifiutato una serie di necessari e abbastanza rivoluzionarie riforme economiche che proponeva un signore che si chiamava Kosygin. Kosygin era un grande economista, lui capiva che l'Unione Sovietica sta andando verso una autodistruzione, che tutta la folle politica di Khrushchev e anche di Brezhnev, che ha ereditato tutto da Khrushchev, tra l'altro anche Brezhnev era ucraino, lui era di Dniepropetrovsk, la loro folle politica molto miope, molto basata sulla mentalità molto chiusa, mentalità che ha sempre in qualche modo contraddistinto i politici provenienti dalle zone del sud, dalle zone agricole, che avevano un poco sguardo internazionale, che pensavano che il globo è come un orticello nel quale tu devi litigare per forza con il tuo vicino. E quindi Kosygin aveva una visione totalmente diversa della geopolitica. Lui ha avvertito il partito dei pericoli. Brezhnev non ha ascoltato Kosygin, non ha voluto fare le riforme e si è fidato totalmente alla vendita del petrolio. Proprio il fatto di legare completamente l'economia sovietica al prezzo del petrolio, alla vendita del petrolio, ha portato l'Unione Sovietica verso la sconfitta, perché le batoste vere a livello economico l'Unione Sovietica ha avuto quando gli altri paesi e le organizzazioni che commerciavano il petrolio nel mondo hanno iniziato a applicare le politiche che hanno abbassato il prezzo del petrolio nel mondo. Abbassando il prezzo del petrolio nel mondo, le casse dell'Unione Sovietica si sono indebolite, si è creato sempre più deficit, il sistema già corrotto che è stato portato avanti, creato da Khrushchev, portato avanti e diventato potente e di smisura durante l'epoca di Brezhnev, in poche parole, come un cancro durante la metastasi, ha ucciso l'Unione Sovietica. E così l'Unione Sovietica è crollata. Crollata l'Unione Sovietica, l'Ucraina ha ereditato, ovviamente insieme con la Russia, dall'Unione Sovietica questa cultura di corruzione, o anticultura, chiamiamola così, di corruzione. Quindi l'Ucraina si è contraddistinta dall'inizio della sua vita politica indipendente, dal 1991, già con l'esistenza di sistemi corrotti al potere. La più grande problema dell'Ucraina indipendente nel 1991 era ovviamente la necessità di creare un'idea, una propulsione politica che poteva
dare una spinta storica a questo paese, perché prima il paese seguiva l'idea comunista, socialista. Molti credevano, qualcuno non credeva in questa idea, ma intanto questa idea era un motore che dava la propulsione all'intero paese. Quando l'Unione Sovietica ha crollato, ovviamente l'Ucraina indipendente non poteva ereditare il sistema comunista sovietico, perché comunista sovietico era appena si era appena come dire, macchiato di peggiori crimini perché è stato accusato da tutti di inefficienza, di corruzione, tanto che è crollato. Quindi gli ucraini non potevano assumere e continuare a utilizzare le ideologie di un paese defunto. Loro hanno cercato di creare una nuova loro idea propulsiva, ma quale idea propulsiva potevano trovare i politici in 448, politici che erano tutti di formazione sovietica, che sapevano benissimo come funzionava il sistema comunista, ma non avevano nessuna idea come creare un sistema nel nuovo mondo democratico. Loro si sono affidati dei consulenti occidentali. A queste consulenze hanno partecipato vari politici occidentali, soprattutto gli oligarchi, persone che facevano parte del mondo di economia, che in quell'epoca, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, hanno preso un po' abitudine di investire i soldi nello sviluppo dei sistemi politico-sociali e culturali in vari ex paesi dell'Unione Sovietica, come ad esempio nei paesi baltici, in Moldova, in Ucraina, in vari paesi del Caucaso, in paesi asiatici, perché erano interessati di staccare al più presto questi paesi dalla Russia, che è rimasta un luogo centrale dell'ex Unione Sovietica, e trasformare tutte queste piccole isole, piccoli frammenti dell'ex Unione Sovietica nei probabili fortezze della prossima guerra contro la Russia, perché tutti sapevano benissimo, i sistemi oligarchici occidentali sapevano benissimo che unico loro modo di ottenere i profitti dalla Russia è aggredendola militarmente, coinvolgendola in una guerra pesante e trasformando questa guerra in una sconfitta russa sia sul piano economico-militare sia sul piano di immagine a livello di geopolitica. Poi doveva la Russia ovviamente essere separata su varie zone gestite da vari paesi occidentali che dovevano garantire per la sua sicurezza interna, e sotto questa presunta operazione di beneficenza, di esportazione di pace e di legalità, le oligarchie occidentali avrebbero cominciato tranquillamente a estrarre dalla Russia tutte le sue ricchezze naturali. Questo era il senso della politica occidentale in ex Unione Sovietica, nei paesi dell'ex Unione Sovietica dell'inizio degli anni 90. Ucraina è stata una di questi paesi. Quindi agenzie di personaggio come George Soros, vari fondi internazionali, varie agenzie non governative hanno cominciato a operare in questo paese insegnando agli ucraini che tipo di politica, che tipo di propulsione delle idee ideologiche loro dovevano attuare nel loro paese. E ovviamente hanno tirato le idee più degradanti, scavando nel passato anche più vergognoso della storia dell'Ucraina, ovvero tirando fuori il nazionalismo, tirando fuori il collaborazionismo con i nazisti, rendendoli eroi quelli che erano i boia assassini nazisti degli anni passati, dei tempi della Seconda Guerra Mondiale, persone come Roman Shukevich, come Stepan Bandera e come altri personaggi che in Ucraina post-sovietica hanno cominciato ad essere trasformati lentamente negli eroi, nelle persone che in realtà combattevano
per l'indipendenza dell'Ucraina e così via. Quindi l'Ucraina ha preso la via di retorica nazionalista e questa è stata la sua propulsione, nuova propulsione storica. Ovviamente i politici ucraini, magari qualcuno capiva che questa scelta di queste idee nazionaliste è pericolosa, perché tutti lo sanno che nazionalismi dividono le persone, distruggono i paesi, non hanno portato ancora nessun paese a una realizzazione di un benessere sociale, economico, politico, culturale. I nazionalismi di solito creano odio, creano attriti, creano divisioni, creano le guerre, guerre portano alle speculazioni e così via. Quindi l'Ucraina ha preso quella via, alcuni politici ucraini capivano questa cosa, ma continuavano a svolgere il loro funzionalità perché loro facevano parte di un grande meccanismo anche molto corrotto, quindi uscire da lì per loro significava soprattutto perdere i profitti. Ormai il problema a quell'epoca dell'Ucraina era che lei era gestita dalle persone che non credevano nella sua efficacia politica. Loro sfruttavano questo paese semplicemente come una macchina dalla quale bisogna prendere sempre più soldi, come un frammento rimasto dalla ricchezza sovietica che doveva essere prosciugato in pochi anni e poi tutti questi personaggi avrebbero scappato con i soldi, come in realtà poi è successo, la gran parte di loro hanno portato i soldi rubati in Ucraina, ottenuti attraverso corruzione all'estero, così fanno anche oggi, anche Presidente ucraino, come lo ha dichiarato di recente, hanno dichiarato i giornalisti statunitensi, dopo aver fatto un'approfondita ricerca. Il presidente dell'Ucraina Zelensky attualmente possiede 1 miliardo 200 milioni di dollari che si trovano tutti nelle banche occidentali. Lui ha una villa, mega villa a Miami, negli Stati Uniti d'America. Lui ha tantissime proprietà in giro per il mondo, anche in Svizzera. Quindi queste persone fanno parte di un mondo che non crede in realtà nell'Ucraina, perché se loro avrebbero creduto nella forza dell'Ucraina, non avrebbero nessuna necessità di investire nei dollari, avrebbero investiti nei soldi ucraini, nei hryvnia, e tenevano i soldi nelle banche ucraine, non nelle banche svizzere o americane o tedesche. E lo stesso vale anche per le proprietà. Se loro veramente credevano, amavano Ucraina, stavano in Ucraina e non a Miami. E questo è stato da sempre, quindi dall'inizio della vita indipendente dell'Ucraina, un grave problema. E quando è cominciato veramente il conflitto tra Ucraina e Russia? Diciamo che Ucraina è stata sempre una zona cuscinetto tra Russia e Occidente, anche se c'erano attriti, c'erano magari delle invidie, reciproche invidie, c'erano alcuni elementi di tensioni sia nella politica sia nell'economia. Comunque i due paesi continuavano a coesistere perché erano molto legati uno all'altro sia a livello economico che anche a livello culturale, sociale e politico. E, ricordiamo che la popolazione dell'Ucraina è molto legata alla popolazione della Russia, ci sono tantissime famiglie miste, ci sono tantissime persone con doppia cittadinanza. L'industria ucraina è stata creata durante l'Unione Sovietica in funzione all'industria russa, quindi tantissime fabbriche ucraine producevano i prodotti che servivano alle fabbriche russe per creare dei prodotti finali. Per dire, in Ucraina ci sono le fabbriche che producono turbine che non servono a nessuno nel mondo, solo alle fabbriche che producono i motori in Russia. Quindi loro acquistano turbine in Ucraina per
perché loro utilizzano proprio quel tipo di turbine, quel tipo di meccanismo nei propri motori. E ovviamente queste fabbriche in Ucraina non avrebbero potuto di vendere i loro prodotti da nessun'altra parte nel mondo, perché nessuno è interessato di acquistare la loro tecnologia, che tra l'altro è molto diciamo indietro, arretrata rispetto alle tecnologie moderne che sono stati sviluppati nel mondo, e questo è dovuto dal fatto anche della corruzione. L'Ucraina è stata gestita dall'inizio dai politici corrotti che hanno dato la libertà d'azione agli oligarchi, lo stesso che è successo in Russia dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Solo se in Russia è arrivato un politico come Putin che ha vietato l'attività degli oligarchi, che ha imposto un suo potere e in qualche modo ha iniziato un processo di reintegrazione dello Stato nei processi economici del paese. In Ucraina questa cosa non è avvenuta. In Ucraina oligarchi hanno preso sempre più poteri, e finché non hanno trasformato l'economia del paese in una situazione abbastanza degradante, perché molti oligarchi ucraini sono arrivati a gestire grandi impianti industriali senza avere anche una grande cultura industriale o senza essere in grado di capire che cosa avevano acquistato, spremendo i soldi dai guadagni senza stabilire i soldi per ammodernamento, per ricerca di nuove tecnologie. E così in tempo di meno di 10 anni molti impianti ucraini sono diventati tecnologicamente arretrati rispetto agli impianti di altri paesi, e quindi i prodotti che loro producevano non avevano nessuna, come dire, possibilità di essere concorrenti al mercato internazionale, perché il prodotto ucraino costava di più in quanto la sua produzione era più complessa e tecnologicamente arretrata rispetto ai prodotti di altri paesi che costavano di meno, perché intanto le tecnologie cambiavano, permettendo ai paesi di produrre sempre più prodotti meno costosi e più efficaci, più moderni a livello tecnologico. Il grande vero problema che ha portato le prime preoccupazioni a livello geopolitico tra Ucraina e la Russia è stata una lenta affiliazione dell'Ucraina alla NATO. La NATO è da sempre stato una delle più grandi minacce della Russia. Ancora nel 2007 il presidente russo Putin ha annunciato, durante la sua famosa, ormai storica, esibizione a Monaco, durante il Consiglio internazionale di sicurezza, Putin ha sottolineato alcuni importanti programmi che la Russia sta intraprendendo nella geopolitica. Putin ha detto che la Russia non vuole essere un paese suddito degli Stati Uniti d'America. Putin ha affermato che Stati Uniti d'America non hanno alcun diritto di trattare gli altri paesi come i sudditi, non possono minacciare gli altri paesi come stanno facendo con strutture militari. Putin ha invitato di ragionare paesi occidentali sul fatto che la struttura della NATO vista dai russi come una minaccia, e ha dichiarato che se la struttura della NATO continuerà avvicinamento alle frontiere russe, la Russia impegnerà tutte le sue risorse per iniziare un processo di difesa, riconvertire la propria economia in un'economia di guerra. Quindi di questo tra l'altro Putin ha parlato già nel 2007, ed era un chiaro discorso al mondo occidentale di un paese che era trattato dagli occidentali come colonia, ma che non voleva più essere trattato come una colonia, come un suddito.
Inoltre Putin ha annunciato che c'è un intero gruppo dei paesi che vogliono creare un nuovo mondo, mondo multipolare. Era 2007 la prima volta quando si è parlato anche di un mondo multipolare. Ovvero non è un mondo bipolare come era durante l'epoca dell'Unione Sovietica, dove il mondo era diviso tra zone di influenza, quelle sovietiche e quelle degli Stati Uniti d'America. Oggi si tratta di un mondo multipolare dove ogni paese è libero di sviluppare le proprie intenzioni geopolitiche e crea attorno a sé un polo di propria influenza e poi crea una stabilità, un equilibrio economico, politico, militare con i propri vicini, e questo è un mondo multipolare, quando nessuno deve stare sotto minaccia di un grande sceriffo del mondo, come ad esempio Stati Uniti d'America, ma tutti cercano di fare il massimo per essere indipendenti e per creare una loro politica estera. Ovviamente quando l'Ucraina ha cominciato l'affiliazione con Stati Uniti d'America, affiliazione che è stata intrapresa soprattutto dopo la firma del trattato di Budapest del 1993, secondo il quale i russi dovevano accollare le spese di distruzione delle armi nucleari sovietiche che si trovavano sul territorio dell'Ucraina. In cambio i russi fornivano all'Ucraina le barre di uranio che venivano utilizzate nelle reattori delle centrali nucleari ucraini. Poi dopo in questi reattori hanno cominciato a mettere le barre americane perché gli Stati Uniti d'America hanno preso monopolio sulla gestione dell'industria nucleare ucraina. Da quel momento lì Stati Uniti d'America hanno iniziato a portare in Ucraina anche la NATO. La NATO non è mai entrata in Ucraina de jure, ovvero l'Ucraina non è mai diventata membro della NATO sulla carta, però l'Ucraina è stata affiliata alla NATO da tantissimi anni. I militari ucraini hanno partecipato alle missioni della NATO, hanno partecipato quasi a tutte le guerre che hanno fatto americani in giro per il mondo, compreso quella di Iraq, compreso quella di Afghanistan. Gli istruttori della NATO hanno addestrato i militari ucraini seguendo le norme della NATO, seguendo quindi anche il sistema di comando che viene imposto dalla NATO, e questo è chiaro quando tu stai impostando il tuo paese al funzionamento dei sistemi militari seguendo la matrice della NATO, vuol dire che lo fai perché tu collaborerai con la NATO e farai parte anche de facto della NATO, perché è inutile che i rappresentanti del quartier generale della NATO stabiliscono rapporti con il quartier generale ucraino e fanno con loro le esercitazioni di esercitazioni militari congiunti. È chiaro che questa cosa si fa per insegnare agli ucraini come lavorare insieme. Queste cose i russi ovviamente non accettavano con grande piacere. Ai russi la NATO ha sempre per i russi la NATO ha sempre rappresentato la minaccia. Per questo motivo, quando noi abbiamo parlato dell'Ucraina che si avvicina alla NATO, noi dobbiamo subito capire che allo stesso modo, in maniera proprio parallelamente, in Russia si sviluppava già un sistema di probabile difesa alla minaccia che poteva svilupparsi in Ucraina. Quindi questi processi andavano avanti in parallelo,
dal momento in cui iniziavano, dal loro principio. Nel 1997, tra l'altro, spesso in rete si discute tra chi ha attaccato per primo, chi ha inventato la guerra in Ucraina. Molti dicono Putin da sempre voleva la guerra in Ucraina, Putin da sempre voleva invadere l'Ucraina. Ecco, cari amici, i primi che hanno parlato della guerra tra Russia e Ucraina non sono stati i russi, non è stato Putin. Per primi, della guerra in Ucraina hanno parlato proprio gli americani. Ed è, nel 1997, io vi ricordo che nel 1997, il Presidente Putin non era ancora presidente della Russia e non era ancora al livello di grandi incarichi del Cremlino. Già in quell'anno, nel 1997, la NATO, insieme con l'Ucraina, insieme con alcuni paesi della NATO, ha svolto le esercitazioni militari che si chiamavano Sea Breeze, la brezza marina, in Ucraina, sul Mar Nero. Lo scenario di queste esercitazioni militari era molto semplice: la guerra tra Ucraina e la Russia. Quindi nel 1997 gli americani hanno già cominciato a inscenare in Ucraina una guerra tra la Russia e l'Ucraina. Per cui i primi a parlare di questo fenomeno sono stati proprio gli americani. E ovviamente sono loro dietro a ogni decisione presa da governo ucraino. Gli Stati Uniti d'America hanno controllato sia la macchina bellica che la macchina economica che i vari governi ucraini. I presidenti ucraini, anche quelli che erano leali alla Russia, quelli che in qualche modo facevano anche gli interessi dei russi, comunque erano sempre controllati anche dagli americani. Perché l'Ucraina dal momento della sua secessione dall'Unione Sovietica, dal momento del distacco dall'Unione Sovietica nel 1991, non è mai stata totalmente pro-russa. Questo è anche un errore quando alcuni dicono che un presidente ucraina era, un presidente ucraino era controllato dai russi. Probabilmente era controllato, probabilmente qualcuno faceva qualche interesse dei russi, ma anche nei suoi interessi, perché ricordiamo che l'Ucraina era un territorio dal quale passava e continua a passare parecchio materiale, tanti idrocarburi dalla Russia verso Europa, e su questo ucraini guadagnavano parecchio. Però nessun presidente ucraino era totalmente filo russo, assolutamente questo non è vero. I presidenti dell'Ucraina facevano gli affari propri, parecchi di loro erano personaggi molto corrotti, e molti di loro con grande piacere e volontà si vendevano anche agli interessi americani se quelli pagavano bene. Per questo motivo noi siamo arrivati al momento in cui in Ucraina, durante attività delle ONG, delle organizzazioni non governative occidentali della NATO, si è sviluppato ormai delle generazioni che avevano una visione, una mentalità molto antirussa e pro-occidentale, pro-americana. Soprattutto i giovani, soprattutto parliamo di persone che non hanno vissuto nell'Unione Sovietica, che non ricordano l'Unione Sovietica e che sono stati educati seguendo un sistema sponsorizzato dagli Stati Uniti d'America. Questa grave situazione si è realizzata nel colpo di Stato del 2014, quando soprattutto le persone delusi da una certa conduzione della politica interna ucraina da parte dell'ennesimo presidente, che tra l'altro aveva la fama di essere filorusso, in realtà non era filorusso, faceva i propri interessi, questo Yanukovych. Lui ha cercato, fare gli interessi del proprio paese, perché quando gli è stato,
proposto di firmare un atto di coalizione con l'Europa Unita, lui ha chiesto il tempo per pensarci, per valutare bene tutta questa situazione. Mentre la propaganda ha diffuso le notizie trasformando questa sua decisione in un rifiuto, si è sollevata subito, ha sollevato un sistema di rivolta popolare, soprattutto incentrata a Kiev, nella piazza di Maidan, dove si è concentrata la battaglia, diciamo, tra questo governo e oppositori. L'Ucraina è andata verso un cambiamento anticostituzionale del governo, anche se la gran parte degli ucraini ha sostenuto questo cambiamento. C'era una parte consistente che non voleva cambiare il governo in maniera anticostituzionale. Erano cittadini che capivano che con cambiamento anticostituzionale arrivavano, c'è il rischio che arrivano al potere gli estremisti, estremisti di estrema destra, i nazionalisti, nei quali americani e gli occidentali investivano da anni, e questo avrebbe potuto spaccare il paese. Così si è creata una spaccatura all'interno della società ucraina. Una parte dell'Ucraina, soprattutto quella legata al sud-est, quella più vicina alla Russia, quella dove storicamente abitano russofoni, persone che parlano russo, persone che non parlano la lingua ucraina, loro si sono insorti contro questo cambiamento anticostituzionale, del governo. Sono iniziati tafferugli prima, poi dopo veri e propri rappresaglie militari. I nazionalisti ucraini con chiare intenzioni di uccidere le persone hanno cominciato a fare gli assalti a vari luoghi dove si radunavano questi oppositori al nuovo governo imposto in maniera anticostituzionale. Così 4 maggio sono state ammazzate le persone ad Odessa, un massacro terribile che i neonazisti, che hanno compiuto questo massacro, i neonazisti ucraini, tra l'altro dopo ringraziati in TV, in televisione nazionale dalla politica ucraina che all'epoca era la premier dell'Ucraina, Timoshenko, lei ha ringraziato in diretta i neonazisti che massacrarono i civili, cittadini ucraini, oppositori al governo ad Odessa. Lo stesso scenario si è ripetuto a Kharkiv, a Kherson, a Mariupol, a Melitopol, quindi in diverse città ucraine hanno cominciato a ammazzare la gente che si esprimeva contro il cambio anticostituzionale del governo avvenuto a Kiev. Questo ovviamente ha creato grandi preoccupazioni in Crimea. Crimea è un territorio particolare, lì c'erano basi russi con mandato ufficiale dell'ONU. Loro avevano paura perché hanno pure le armi nucleari là, hanno le navi, c'è la flotta di Mar Nero. Loro sono sentiti minacciati da questo vento violentissimo di estremismo che stava distruggendo l'Ucraina. I cittadini di Crimea, con aiuto anche dei militari russi, hanno preso il possesso sul loro territorio, hanno impedito l'entrata alle squadre dei neonazisti, hanno fatto un referendum in 448, sono passati alla Russia, quindi Crimea è stata annessa dalla Russia. Su legittimità di questo processo si discute ancora oggi, c'è qualcuno che dice di essere d'accordo, c'è qualcuno che dice di essere contrario. Il fatto è che Crimea ormai è russa ed è un fatto compiuto e basta. La stessa cosa hanno provato di fare nel Donbass, ovvero nel Donbass, che è una regione dell'Ucraina industriale che si trova a sud-est, sopra la Crimea. Nel Donbass hanno iniziato dei colloqui con nuovi rappresentanti del governo ucraino, chiedendo alcune
alcune cose che i russi russofoni che abitavano storicamente nel Donbass ritenevano importanti per la propria sopravvivenza in Ucraina. Quali erano queste richieste dei russofoni del Donbass? Innanzitutto loro chiedevano che alla lingua russa venisse data lo statuto di lingua regionale, ovvero siccome loro parlavano russo non volevano parlare ucraino, tanti non solo non volevano, non erano capaci di parlare ucraino e non capivano per quale motivo lo devono fare, perché storicamente parlavano sempre russo ed è normale che in un paese multietnico democratico le etnie che rappresentano le minoranze regionali conservano la loro lingua regionale. Ad esempio, noi in Italia abbiamo Trentino Alto Adige, la Svizzera è divisa tra tre grandi gruppi etnici che parlano le loro lingue, che sono tutte e tre lingue di Stato. E in Ucraina invece i russi hanno chiesto per la loro regione statuto di lingua regionale e anche statuto speciale di una regione autonoma con la rappresentanza parlamentare all'interno però dell'Ucraina, quindi nessuno voleva andare via dall'Ucraina come ad esempio lo ha fatto la Crimea. Nel Donbass non si è parlato di questo, il Donbass chiedeva uno statuto speciale, rappresentanza parlamentare e la lingua riconosciuta come la lingua regionale. In tutta risposta, il governo di Kiev ha mandato l'esercito in Ucraina, ha dichiarato l'operazione terroristica, ha proclamato i cittadini ucraini che abitano nel Donbass terroristi, separatisti, ha mandato contro loro l'esercito e è cominciata la guerra. Quelli hanno occupato le brigate militari ucraine nel proprio territorio, sono impossessati delle armi. La gran parte dei militari locali è passata con loro, hanno creato il loro esercito di difesa, hanno cominciato a difendersi. Il governo ucraino, il governo di Kiev, ha staccato l'acqua, gas e altre forniture a questa regione, ha smesso di pa pagare stipendi ai lavoratori statali, ha smesso di pagare pensioni ai pensionati, ha smesso di pagare soldi ai disabili e così via. Quindi queste regioni sono stati tagliati fuori in tutti i sensi dal governo ucraino e anche massacrati a livello militare. E così cominciò la guerra. La Russia in questo periodo iniziò innanzitutto a aiutare queste regioni materialmente, quindi mandavano da loro cibo, acqua, i generatori, cercando di aiutarle a passare l'inverno. I militari ucraini li bombardavano, quindi i russi hanno cominciato a ospitare i profughi perché dal Donbass sono scappati tantissimi in Russia e la situazione peggiorava. I russi hanno cercato di fare impostare due grandi trattative, Minsk 1 e Minsk 2, entrambe saltate perché la parte ucraina non ha rispettato gli accordi presi e anche la parte occidentale, ovvero la Germania e la Francia, che erano garanti per l'Ucraina, non sono riusciti a garantire per l'Ucraina, quindi l'Ucraina alla fine ha tradito anche i propri garanti, continuando a massacrare i civili del Donbass. E tutta questa situazione è finita nel 24 febbraio del 2022, quando la Russia ufficialmente è entrata militarmente sul territorio dell'Ucraina, ovvero ha fatto invasione militare vera e propria, ha portato nel Donbass i propri militari, ha cercato costringere inizialmente il governo ucraino di arrendersi tramite le trattative. Quindi, quando i russi sono avvicinati all'inizio della guerra a Kiev, hanno minacciato di circondare la Kiev, tutta questa mossa è stata fatta per costringere il governo di Kiev di sedersi
sul tavolo dei negoziati, questo non è avvenuto e alla fine la guerra è andata avanti. Ovviamente non è avvenuto perché gli Stati Uniti d'America, che hanno a lungo preparato, organizzato questa guerra, non erano contenti di vedere come il governo ucraino si mette d'accordo con il governo russo. Perché questa guerra è interessante agli Stati, così interessante agli Stati Uniti d'America? Gli Stati Uniti d'America si trova in una situazione abbastanza complicata a livello internazionale, a livello economico anche sono abbastanza in crisi. Per uscire dalla crisi loro hanno bisogno di guerra perché l'economia degli Stati Uniti d'America da sempre è legata alle guerre. Loro organizzano le guerre in giro nel mondo e grazie a queste guerre l'industria bellica statunitense cresce, loro investono i soldi ovunque, per loro non ha importanza vincere o perdere la guerra. Tra l'altro hanno vinto pochissime guerre nella storia. Loro organizzano una guerra e buttano in questa guerra tantissimo materiale, e proprio grazie a queste operazioni loro vincono economicamente, non sul territorio. Quello che succede poi sul territorio loro non interessa. Ad esempio, in Vietnam, ancora oggi, ogni giorno i bambini saltano per aria e rimangono invalidi sulle bombe e sulle mine che l'esercito americano ha buttato, ha gettato, ha disperso in grande quantità durante il tentativo dell'occupazione di Vietnam. E non hanno vinto la guerra in Vietnam, sono scappati da Saigon, hanno abbandonato i loro alleati che sono stati giustiziati dai vietnamiti comunisti. Quindi è stata politicamente è stata una sconfitta, però economicamente loro hanno vinto. E la stessa cosa loro stanno organizzando oggi in Ucraina, cioè per loro guerra in Ucraina è un modo di da una parte fare un sacco di soldi, stuzzicare la Russia e anche soprattutto indebolire l'Occidente. Per gli Stati Uniti d'America è molto importante attualmente di appropriarsi delle industrie europee. Industrie europee vengono messi nella condizione della crisi per via di toglimento dell'energia, degli idrocarburi che arrivano dalla Russia e che forniscono alle industrie occidentali, soprattutto all'industria tedesca, forniscono l'energia necessaria per produrre. Quando degli impianti industriali non hanno possibilità di utilizzare energia che costa poco, ovviamente per loro non c'è più ragione di esistere. In questo senso, gli americani hanno fatto esplodere il famoso gasdotto Nord Stream, i gasdotti Nord Stream sono due gasdotti, hanno tagliato l'industria tedesca dal fornimento del gas da parte della Russia. E adesso stanno in pratica acquistando l'industria tedesca, la stanno rilevando a pochi spiccioli e molto presto noi vedremo che in Europa occidentale, se non cambia il corso politico, gli Stati Uniti d'America imporranno il loro dominio economico e di nuovo un dominio anche militare. La loro presenza militare sarà ancora più massiccia, in effetti noi vediamo anche in Italia. Loro aumentano la loro presenza, aumentano le loro armi, di recente hanno portato altre bombe nucleari nel nostro paese, in Polonia hanno portato nuove brigate militari, portano sempre più mezzi militari, quindi la loro presenza sul territorio europeo, dell'Europa occidentale, cresce. Questo significa che per loro è molto importante mandare avanti questa guerra, loro non sono interessati che la guerra finisca in fretta. Da noi spesso si parla sul fatto che il sistema ucraino attuale è un sistema democratico, i nostri giornali occidentali spesso paragonano l'Ucraina al baluardo della democrazia, al paese che sta lottando attualmente
per i valori europei e così via. Ovviamente tutto questo è una vuota retorica propagandistica del sistema atlantista. L'Ucraina non è un paese democratico, non lo è per un semplice motivo. In Ucraina non c'è la cultura della democrazia, cioè per sviluppare una comprensione di che cos'è la democrazia servono gli anni e generazioni vissuti in una certa condizione politica, culturale, intellettuale, e da lì nasce una consapevolezza di che cos'è la democrazia. Ucraina oggi è un paese che può essere chiamato un paese dittatoriale, una dittatura dell'oligarchia. In effetti c'è poco di democratico in un paese dove il presidente con il decreto presidenziale vieta tutta l'opposizione politica. In Ucraina non esiste opposizione, non esiste perché? Perché il presidente Zelensky l'ha vietata con un decreto presidenziale. In Ucraina solo nel 2015 sono stati uccisi 75 persone. Questo è il numero delle persone affermate dalle organizzazioni internazionali, da Amnesty International, dall'OSCE e così via. Persone sparite, gli oppositori spariti sono molti di più, però ufficialmente ammazzati in Ucraina. Gli oppositori solo nel 2015 sono 75 persone, tra loro, tra l'altro, mio caro amico, grandissimo scrittore, antropologo, storico, poeta, giornalista, un grande patriota ucraino, Oles Buzyna, che è stato ammazzato, freddato da due neonazisti davanti a casa sua a Kiev, le hanno sparato in faccia due colpi di pistola. Tutta questa situazione che c'è in Ucraina oggi, ad esempio, il fatto che i funzionari dell'esercito catturano per strada le persone e a forza le arruolano nell'esercito ucraino, oppure come in Ucraina vengono trattati i cittadini ucraini che a prova contraria continuano a essere cittadini ucraini, ad esempio gente del Donbass che viene sistematicamente massacrata, bombardata, uccisa da proprio governo. Tutto questo ci parla di una cosa, che l'Ucraina non è un baluardo della democrazia. Ucraina non è un paese che rappresenta i valori occidentali. Ucraina è un sistema oligarchico gestita da un presidente che rappresenta l'oligarchia occidentale, che rappresenta gli interessi dei sistemi corrotti finanziari occidentali, che rappresenta le aziende militari, rappresenta i circoli di finanza che speculano sui paesi in difficoltà. E rappresenta anche e soprattutto un sistema corrotto, perché il presidente Zelensky attualmente rappresenta uno dei paesi più corrotti al mondo. Noi parliamo dell'Ucraina oggi e immaginiamo un paese che lotta per la propria libertà, ma allo stesso tempo l'Ucraina è un paese che vende le armi che noi gli forniamo alle organizzazioni terroristiche al mondo. Se noi siamo attenti a quello che ad esempio è stato detto nell'ultima riunione dei paesi subsahariani, che è stata una riunione che è stata aperta da una dichiarazione del presidente di Niger, che ha parlato 2 ore, presidente di Niger. E tutti e 2 ore erano dedicati alla preoccupazione del Niger per la crescita e rafforzamento dei terroristi del gruppo terroristico Boko Haram, che terrorizza diversi paesi di Africa subsahariana e che sono armati fino ai denti dalle armi che le sono state vendute dall'Ucraina, dalle armi occidentali, dai sistemi anticarro Javelin,
con i quali si può abbattere anche aerei durante la fase del decollo, da sistemi di razzi non guidati, razzi reattivi non guidati, dai mortai, dai cannoni. Ci sono tantissime armi che il sistema corrotto ucraino vende attualmente in vari paesi del mondo. Anche in Finlandia il capo di un'organizzazione che coordina il lavoro dei poliziotti di Finlandia, Svezia e Norvegia ha fatto una preoccupante dichiarazione ad agosto del 2022, e già ad agosto del 2022 nei paesi nordici europei sapevano che dall'Ucraina si vendono le armi occidentali con le matricole occidentali di provenienza della NATO alle organizzazioni criminali che le comprano in grande quantità e le trasportano in Svezia. Organizzazioni criminali e organizzazioni di tipologia politica neonazista. Quindi queste situazioni ci fanno capire che l'Ucraina non è quel paese che viene descritto spesso dal nostro mainstream. D'altronde il nostro mainstream è un mainstream delle oligarchie, è un mainstream interessato di raccontarci, condizionare intanto la nostra mente, raccontare solo l'informazione utile ai potenti per condizionare noi, per condizionare le nostre scelte. E ovviamente allontanarci da una visione obiettiva di ciò che accade nel mondo. Questo in grandi linee è ciò che oggi si può dire, così in riassumere, diciamo, in un discorso non troppo lungo sulla situazione ucraina. Che idea vi siete fatti? Scrivilo nei commenti e, se il video ti è piaciuto, lascia un like ed iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video.